Siamo live, Dani, siamo live. Siamo Nonostante l'appuntamento sbagliato di oggi sui social, ho scritto alle 9, invece alle 8, siamo partiti col piede giusto, ma Dani, noi siamo abituati a dare sempre gli appuntamenti sbagliati. live. Sì, cioè, ma alla fine, cioè, devono capire anche i nostri ascoltatori, cioè, che non è che possiamo dire tutto, cioè, era un tranello per capire se sapevano che noi comunque ci saremmo stati alle 8 come tutte le volte. Esatto. Comunque, bentornati ragazzi. Questo è Mai Dire Supereroi, la trasmissione più irriverente sul commento alla settima giornata di campionato. Il Milan ha pareggiato con l'Hellas Verona. Sentiremo Ibra, Pioli sulla difficoltà che ha avuto di dirgli che il prossimo rigore lo batterà che sì. Poi sentiremo il Gianmaestro che ha perso l'occasione per accorciare sulla Champions, l'altro maestro Pirlo che ha pareggiato ancora. Poi sentiremo Moratti. Abbiamo un Moratti inferocito con Conte. Insomma, ragazzi, anche oggi un sacco di ospiti. Adesso appena Dani finisce Un con secondo le solo e sono da condivisioni. te. Voi intanto, se volete, potete scriverci nei commenti, vi mettiamo online. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale YouTube e a breve avremo un'altra novità perché vogliamo fare anche il podcast di Mai Dire Supereroi, se ne sentiva l'esigenza. Sì, comunque Edo sono pronto. Quando vuoi partire possiamo iniziare. Allora volevo sapere subito da Andriy Shevchenko se ne sentiva l'esigenza di questo podcast di Mai Dire Supereroi. Sì, perché ormai podcast è un progetto, un modo di fare comunicazione che sta prendendo piede, quindi che supereroe sei se non fai podcast, no? Quindi c'era Giusto. una scelta d'obbligo. Sottoscrivo. Allora, ragazzi, partiamo subito con i pezzi da 90, anzi da 100, direi, anche se ieri era un po' fuori forma, non so cosa mi dite voi, era un po' fuori forma, ha sbagliato anche un rigore, l'ennesimo rigore, Zlatan, se mi permetti, già il terzo di fila. Sì, io ho visto foto che tu hai messo su Papà Van Basten, Sì. quello con le mie dichiarazioni, e come puoi vedere di occhiaie, puoi capire che ho fatto serata con Massimo Oddo, no? Quindi, quindi se Oddo aveva sempre le occhiaie c'è un motivo, no? Il problema è che lui era abituato, i Perché rigori li segnava. studiava Sì. fino a tardi. Sì, Massimo, però i rigori li segnava, no? Adesso è qualche sera solo che vado con lui, colpa di Nocerino che mi ha detto: "Oh, vai De Oddo, che è un ragazzo Ah, cioè, simpatico". quindi tu e Oddo la sera vi trovate nel Sì, buio di sì. Milano, adesso che c'è il coprifuoco, e provate i calci di rigore? Sì, no, non proviamo i No. calci di rigore, però sai, non farmi dire tutto che è un fascia protetta, quando hai queste occhiaie come avevo io ieri, purtroppo Ma vuol senti, dire. scusa, visto che hai Nocerino in casa come Sì. collaboratore domestico, non puoi farti insegnare da lui a battere i rigori? No, Nocerino è meglio che non tocchi il pallone, no? Adesso poi è sotto effetto di vaccino, ieri Ah, già, addirittura. perché Zlatan, lo ricordiamo per chi non è abituato a seguirci, che tu stai testando il vaccino Covid su Nocerino. Sì, sto testando vaccino Covid su Nocerino e addirittura dà effetti sbalorditivi, no? Ieri addirittura, ieri Nocerino, quando sono tornato a casa di partita, mi ha visto un po' giù, no? E mi ha detto: "Sì, tranquillo, Zlatan, ti faccio vedere io come si calcia il rigore". E ha fatto 12 rigori a incrocio di pali, Ah, pensavo che calciando. aveva rotto qualche No, vaso, no, prima una chimico. volta, adesso con vaccino ha segnato 12 rigori a incrocio di pali Beh, con ma la allora sta Boma. funzionando questo vaccino, Zlatan. Sì, sta funzionando, tanto che volevo farmi anch'io un'autopuntura per vedere se recupero un attimino, no? Perché è uno periodo che abbiamo tanto obiettivo difficile di tenere tante partite, inizio a essere. È un Sì, oggettivo difficile. un obiettivo difficile, no? Però dai, si può recuperare, adesso c'è sosta di nazionale, con Ma calma. senti, Zlatan, quello che vogliamo sapere tutti, insomma, ieri sera hai detto al club di Caressa, che salutiamo Fabio Caressa. Ciao Fabio. Ciao Beppe, ci sono, ci sentiamo dopo, mi Ciao. raccomando. Comunque, Zlatan, confermi quanto detto ieri sera, che il prossimo rigore lo batterà che sì, quindi. Sì, batte che sì, in allenamento tira che sì, No. tranquillo. Ah, in allenamento, In allenamento, effettivamente tu non l'hai sì, specificato se era in allenamento. esatto. Tanto, ascolta, io ho fatto in carriera 83, 97 rigori, ho segnato 83, cioè c'è qualcuno che mi sta maledicendo e sta Sì. portando sfiga, è impossibile che Però sbaglio scusa, tutto. Zlata, qui si pone un problema.
Cioè, adesso chi glielo dice a Pioli? Ieri Pioli era tutto gongolava davanti ai microfoni di Sky perché diceva: ah, l'ha detto Zlatan, non l'ho detto io. E quindi sì, adesso chi è che lo va a dire? Sì, ma io tranquillo che parlo con Pioli. Lui però, vedi, ha imparato bene noi ricetta, il copione. Dice, ha detto Zlatan. Quindi se dice Zlatan, lui è tranquillo, no? Questo è il nostro motivo, il nostro accordo. Ma i giovani, ma a te dispiace che i giovani lo chiamino mister? No, no, ma lui non sa che sono io che dico ai giovani di chiamare mister. Sì, sì, perché poverino, cioè lui è una brava persona. Sì, ha bisogno di qualcuno, insomma, un po' di incoraggiamento. Dice. Sì, di qualche soddisfazione, no? È importante anche questo. Va bene, va bene. Allora Zlatan, ti salutiamo sì. Perché è un po' come ciao, ieri sera. Ciao, siamo invidiosi del servizio efficiente di Sky, quindi vogliamo fare anche noi la doppietta, se trovo il sottotitolo. Abbiamo in collegamento quello che tutti i giovani del Milan chiamano mister, ovvero Stefano Pioli. Ciao Stefano. Ciao Edoardo, come state? Tutto bene? Siete felici di questo pareggio o aspettavate qualcosa di più? Beh, insomma, speravamo in una vittoria, Stefano, però va bene comunque per come è arrivato questo pareggio, no? Sì, ma anche perché, cioè, se no, che gusto c'è nel vincere tutte le partite? Cioè, però lascia dire a noi quello, per noi c'è gusto. No, vabbè, dai, che gusto c'è vincere tutte le partite, Edoardo, cerchiamo di essere obiettivi, cioè un anno che siamo lì a competere. Vallo a dire a Gianmaestro o Andrea Pirlo che gusto c'è vincere tutte le partite. Sì, ma io lo faccio per solidarietà a loro, no? Cioè loro poverini si fanno chiamare maestri, non stanno vincendo una ceppa, allora dico, cioè con calma facciamo i punti piano piano così anche loro assorbono il colpo e si rendono conto lentamente della nostra superiorità. Beh, però Stefano, senti, ho una cattiva notizia, non so se ci stavi seguendo, però Zlatan avrebbe fatto un po' retromarcia rispetto a ieri sera, cioè dice i rigori li faccio battere che sì, però in allenamento, quindi urge volontario adesso che gli vada a dire... Cioè potevi dirmelo almeno domani mattina, no? Che stanotte almeno dormivo sereno, cioè ieri ho sudato freddo, cioè veramente prima di ho cambiato una camicia dopo l'intervista con Sky, dopo quella con Mediaset eccetera eccetera, perché veramente ero terrorizzato da dover dire a Zlatan. Poi mi hanno detto, quindi mi par di capire che non glielo dirai tu a sto giro. No, guarda, io ho trovato un compromesso che secondo me è fenomenale, però non so se Zlatan andrà bene, cioè dipende, perché lui è un po' particolare. Ci ho detto, non calci più i rigori, però ti faccio battere le rimesse dal fondo. Cioè, secondo me è comunque uno scambio equo. Secondo me è uno scambio equo. Cioè, comunque lui ogni rimessa dal fondo, sicuramente conoscendolo, cercherà di tirare in porta. Ma cioè, quindi glielo direi tu questo? Ma pensavo di farglielo dire a Duarte oppure al mio clone, quello mini me, che magari cioè, si rende utile in qualche modo. Anche un nome ce l'aveva detto, che non me lo ricordo già più, però cioè, avevo promesso che avevi fatto un post da qualche parte, però me lo sono dimenticato sinceramente. Va bene però Stefano, ti dobbiamo salutare forse l'ultima volta, se Zlatan calci i rigori mi vedete ancora, se no sapete perché. Ciao, un abbraccio. Ti abbracciamo forte allora Stefano, ti abbiamo voluto bene. No, perché vi dice, dicelo bene, Rade Krunic a tutti. Del Milan. Rade Krunic a tutti. No, dicevo, perché quella di ieri è stata una partita strana, 21 tiri il Milan, 4 il Verona, eppure è finita in pareggio proprio all'ultimo respiro. È una partita, se vogliamo, un po' epica, quindi a raccontarla avremmo chiamato, se siete d'accordo, il cantastorie per eccellenza, ovvero Federico Buffa. Ciao Fede. Ciao Edoardo, ciao a tutti gli amici dei vostri supereroi. Allora, vi racconto quella che sarà la storia di una che potrà diventare, entrare nella storia come la più grande occasione persa per tentare la grande fuga. Vabbè, oddio, adesso tocchiamoci però, Fede. Devo ingrandire un po' le cose, se no c'è chi si caga un pareggio tra Milan e Verona. Giusto. Tutto si metteva bene perché Lazio, Juventus e Inter-Atalanta si sono fatte del male, non si sono volute far del male da sole, ma si sono messe in condizione di farsi far male dal Milan. Addirittura il Torino, il grande Torino del maestro Giampaolo, ha fatto un passo falso con il Crotone, impedendo così ai suoi ragazzi di riavvicinarsi alla zona che gli compete, ovvero quella della Champions League. Tutto subito
all'aria di avere qualcosa di strano. Lo sguardo di Calabria, gli occhiali di Ibrahimovic, si capisce che qualcosa potrebbe girare storto. Infatti, pronti via, tempo 5 minuti, scopriamo che nel Verona gioca CR7. Sì. Sì, è Zaccagni. E Zaccagni è questo perché? Perché sfida Calabria che gli stende un tappeto rosso. E così inizia l'epopea del Verona, che tempo 10 minuti è già avanti di 2 gol. Sul primo gol niente da dire, un piccolo episodio sfortunato sul quale Superman Donnarumma non riesce a trattenere. Ma il secondo è frutto di una giocata di Calabria che aveva appena finito di vedere Oli e Benji e ha provato a respingere il pallonetto effettato di Oliver Hutton con il tiro della tigre di Mark Lenders. Peccato che questa palla è finita in rete, ma questa è un'altra storia. Da lì il Milan avrebbe potuto calare i pantaloni, come si suol dire, ma invece, guidato dal suo re leone, Frank Essie, riesce ad aprire la partita. Da lì in poi sembra che in campo a vegliare sul Milan ci sia un iettatore. Lo iettatore che farà sì che Theo Hernandez, dopo le numerose buche fatte sul suo yacht con la sua bellissima Zoe, non riuscirà più a centrare una volta la porta. E quindi quello, unito a una serie incredibile di occasioni, porterà il Milan a non riuscire a pareggiarla. Il lampo di genio arriva sul finale, con Calabria che la pareggia, ma il VAR, che per non far torto a qualche dio del calcio, decide che il gol di Calabria non vale. È anticostituzionale per il calcio, quindi toccherà ancora a lui, al grande eroe che ha sbagliato un calcio di rigore pochi minuti prima, a pareggiare tutto per i suoi compagni, perché il grande leader non poteva lasciare la barca affondare. Quindi Milan-Verona 2-2, l'occasione sprecata, ma il toc toc lo fa sempre Zlatan Ibrahimovic. Sipario. Sembra quasi stata una bella partita, effettivamente, raccontata da te, Fede. Sì, è stata una bellissima partita, ma sarebbe stata ancora meglio se al posto di Gabbia avesse rischiato a far giocare il fenomeno sudamericano cresciuto in condizioni davvero difficilissime, Leo Duarte. Magari sarà per la prossima. Esatto, sarà per la prossima, perché ti dobbiamo salutare, Fede, perché in collegamento abbiamo un matematico, il matematico prestato al mondo del calcio, uno che scrive algoritmi come fossero noccioline, ma più delle volte non ci becca mai. Anche questa volta, se non ricordo male, Fabio, hai sbagliato, il tuo algoritmo ha toppato. No, ma che ha toppato, Beppe? Io ho detto ciao a tutti, innanzitutto non voglio far maleducato. Allora, non ha toppato niente, perché io ho detto che la prima partita la perdevate col Napoli, poi non ho specificato, cioè l'Europa League non contava, io parlavo del campionato, quindi è ancora buona, però oggi ti ho preparato un algoritmo che sì, dimostra che un qualsiasi calciatore che gioca contro Calabria ha il 99,9% di esplodere e diventare una star del calcio. Vabbè, ma questo sarei in grado anch'io di farlo, questo algoritmo, Fabio. Però questa cosa, cioè, Calabria ha un precedente importante, no? Cioè, Calabria, secondo i miei dati incrociati, secondo tutte le mie statistiche, è riuscito a fare una cosa che non accadeva dai tempi di Bonera. Cioè, Bonera è riuscito a rendere Berardi un crack del calcio italiano. Cioè, se tu ti ricordi, Beppe, Berardi ha fatto Edoardo, cioè, sono tutti e due bei nomi. Cioè, ha fatto 4 gol e su quei 4 gol che ha fatto, marcato da Bonera, che poi hanno causato quell'esonero Allegri, eccetera, eccetera, è campato su tutta una carriera. Ecco, adesso i giocatori, gli avversari, vedono in Calabria il nuovo Bonera. Però senti, Fabio, ieri sei stato un po' smerdato da Zlatan. Perché? Insomma, perché tu gli fai sempre paragone, Ronaldo, eccetera. Io ho detto, giudica tu, assumiti questa responsabilità. Ma guarda, sai che qua a Sky ci abbiamo un occhio di riguardo per la Juventus. Ma sai che non si vede, comunque siete bravi. Ma sì, lo mascheriamo bene, vero? C'è Beppe che parla sempre bene dell'Inter, adesso parla pure bene del Milan, cioè, che volete di più? Sì, ma non lo fa di sua sponte, lo fa per bilanciare le cose, quindi. Sì, ma vedi che anche al club noi invitiamo Di Canio, cioè la Lazio pareggia 1-1 contro la Juve, secondo te se io fossi pro Juve invito Di Canio?
cioè dai, cioè, vedi che lo facciamo comunque con eleganza, con, cioè, mascheriamo bene le cose. Comunque io, guarda, Ibra stamattina ho trovato un pacco fuori di casa mia firmato Z punto, sì. E non era un bel pacco, era non una testa dire... di maiale, era una testa, no, di cavallo, no, c'era tipo il mio cioè come il mio parrucchino, cioè, c'era una parrucca con i miei capelli, cioè io non l'ho presa bene, non so come dovevo interpretarla, cioè, non quindi, lo so, non lo so, quindi, secondo me Ibra è più forte, grandissimo, io ti scriverei un algoritmo per capire come interpretarlo. Però senti Fabio, invece come va con tua figlia? È andata in galera, Beppe, no scherzo, cioè, io veramente potevo andare in galera, cioè, ma si scherzi non si fanno, Beppe, cioè, io mi sono preso male, cioè, mi sono preso male, cioè, andatevi a vedere pure lo scherzo che hanno fatto a Pirlo, che gli hanno fatto credere di quelle cose, cioè, adesso le Iene sono cattive veramente. Vabbè, allora dopo glielo chiediamo a Pirlo. Vabbè, vabbè, comunque guarda, anzi, facciamo così, vai, finisci che dopo andiamo subito da Pirlo. No, comunque guarda, ti volevo dire, se settimana prossima vuoi venire direttamente al club, c'è Sandro Piccinini che mi ha detto che si è già rotto le palle di stare lì con me, quindi dice che non faccio altro che dire che rubati le frasi durante Mucchio Selvaggio, queste cose qua, mi fa, non è che sono venuto a farmi fregare le frasi da te. Cioè, ah, c'è Maretta. Sì, quindi si è liberato un posto, l'ho licenziato perché giustamente... Vabbè, io ci vengo volentieri. Sì, ecco, ma ho chiesto anche a Bruno Pizzu il primo, ma mi ha detto che non era disponibile, perché non ci abbiamo la nazionale, vabbè. Ma sai che potremmo averlo magari una delle prossime sere, Bruno Pizzu, glielo ma chiediamo. Ma volentieri, Peppe, volentieri. Ma vuoi venire con o senza giacca? Se metti la felpa sei a posto. Ok, va bene, informale. Fabio, buona serata, salutaci. Ciao, ti saluta Peppe, soprattutto Benedetta. Ciao. Visto che è stato evocato, io direi di andare subito a Pirlolandia, che è stato castigato da Caicedo come il Gian Maestro, quindi Pirlo sempre più maestro di Pirlolandia. Ciao Andrea. Ciao a tutti, sì, ma questa cosa che mi chiamate maestro inizia a non andarmi giù tanto. La porta un po' sfiga, dici? Sì, guarda, sto pensando seriamente di ritornare a dedicarmi ai miei articoli sexy, Kama Sutra, posizioni, eccetera, perché forse mi si addiceva di più. Eri cioè, più dopo... sexy quando scrivevi, effettivamente, quando allenavi. Sì, sì. Tra l'altro, nel senso, Caicedo purtroppo mi ha castigato alla fine, io sembravo quelle biondine nei film a luci rosse, il resto, esatto, le altre conclusioni traetele voi, cioè purtroppo è andata male, ma girata storta, però la cosa che mi fa spesso... Andrea, la bella notizia sai qual è? Qual è? C'è una bella notizia. Sì. Che la Juve avrà pareggiato, avrà vinto, avrà 3 punti in più in classifica perché ha vinto a tavolino, però tu resti l'allenatore più sexy della Serie A, cioè questo non te lo dimenticare mai. Sì, no, infatti questo sicuramente è un premio, una medaglia del quale vado orgoglioso. Si pensa che ieri quando ho messo dentro Dybala gli ho detto: mi raccomando Paolo, ricordati che stai entrando a difendere i colori della squadra, dell'allenatore più sexy della Serie A. Allora, detto così gli hai detto. Sì, infatti visto l'ultimo pallone l'ha perso da Somaro e abbiamo preso l'1 pari. Cioè, quindi era un gesto contro di te, tu l'hai interpretato. Sì, forse la prossima volta è meglio che gli dico qualcos'altro, cioè tipo, non so, gioca come se fosse... Ma cazzo, queste sono le basi però, Andrea. Sì, la prossima volta gli dirò, guarda, mi tagli un po' i capelli, gli dico, guarda, viva Barbara D'Urso e Ambrangiolini, fai come se fossi Max Allegri, magari va meglio, non lo so, vediamo. Va bene, che dire, in bocca al lupo non te lo posso dire, ci vediamo settimana prossima, Andrea. Sì, qua in bocca al lupo mi stanno sbranando, cioè qua... C'è Cristiano Ronaldo che ieri mi ha detto: guarda, Andrea, ti do l'ultima partita, se non vinciamo faccio la formazione dalla prossima. Tipo Ibra nel Milan. No, molto peggio, perché Cristiano sembra uno tranquillo, cioè che comunque così, ma è peggio di Ibrahimovic, fidati, quello lì comanda, non lascia spazio a niente. Sì, non lascia spazio a niente. È già bello se non mi mette regista o incontrista addirittura per punizione. Forse in questa Juve fareste ancora la differenza, effettivamente. Sì, giochiamo con uno che ha finito ieri di fare il Super Bowl, figurati se non gioco io. McKennie, buonissimo, tra l'altro a me piace senza cetriolini, però comunque buonissimo. Sì, e poi i sottaceti sono spettacolari.
Va bene, andiamo da un impostore invece a un maestro vero, il Gian Maestro, che purtroppo ha sprecato un'occasione, strano perché non è da lui, però insomma poteva accorciare sulle zone Champions, invece è ancora lì, il fanalino di coda di questa Serie A. Buonasera Gian Maestro. Ma che peccato, che peccato. Buonasera a tutti. Potevamo accorciare sulla Champions League, eh? Dettagli, mancava pochissimi punti. Sì, beh, pochissimi non direi, però... Tra l'altro non so se hai visto l'entusiasmo... Lei è sempre ottimista, mi piace questo ottimismo. L'ottimismo è il profumo della vita. Esatto. Gianni, ma tra l'altro non so se hai visto le grandissime statistiche. All'80esimo avevamo la brillante statistica di un tiro verso la porta, avversari. No, era tutto calcolato, però già maestro. Ma hai visto gli ultimi 10 minuti? Mi fa ridere, maestro, che i commentatori, i giornaloni dicono che il Torino ha fatto solo un tiro in porta, e non capisco che questa è una chiara strategia, cioè è evidente. Ma perché poi gli ultimi 10 minuti, Belotti che sbaglia a crossare, prende un palo. E qua abbiamo sfiorato il gol, loro sono rimasti in 10, poi fa niente, so avuto la brillante idea di mettere Ansaldi che praticamente crossava dalla sua area, così, perché Ansaldi, cioè poveretto, gli dà il pallone, lui crossa, viene dall'Inter, cosa dovevo pretendere? Ho voluto togliere Riccardo Rodriguez e ne pago le conseguenze, però sì è vero, chi fa la cacca... Un giorno si potrebbe scrivere un libro con i suoi algoritmi, maestro. Forse è solo quello il grande equivoco. Cioè, lei non è un maestro prestato al calcio, ma forse un maestro sottratto alla letteratura. Alla vita di tutti i giorni. ai cantieri sulla strada. Ma tu pensa, cioè adesso Edoardo, usciamo un attimo dall'ambito calcistico. Cioè, tu pensa a vivere con me. Cioè, ogni volta che capita a tutti di fare gli errori nella vita, sul lavoro, la giornata storta, torni a casa e trovi il maestro Giampaolo che ti dice, non lo so, una frase così tipo chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. Cioè, testa alta, giocare a tu, arrivi a casa e mi dici, maestro... Per le porci, dice. Bravo, cioè tipo arrivi, maestro, guarda, oggi ho avuto una giornata storta, testa alta, entrare al lavoro. Cioè, una cosa così, tu non ti sentiresti galvanizzato. Ma questo Torino come ce l'ha la testa? Ce l'ha bella alta oppure lei è fiduciosa? Un altro punto, cioè... il piano iniziale era quello di arrivare con 0 punti le ultime 14 partite per poi fare un filotto di vittorie. Qui ha già messo di fieno in cascina, voglio dire. A voglia, 5 punti. Non saranno troppi, così sballano un po' i piani, però. Cioè, mancano solo 35 punti alla salvezza e mancano minimo ancora 31 giornate, no? Sì, 31 giornate, ma cioè, tu ti rendi conto in 31 giornate cosa potrebbe fare il mio Torino? Però mi ha deluso questa cosa di fare già 5 punti, cioè, anche a me per gli schemi questa cosa. Sì, però poi ho detto, qua se mi esonero, chi, che cosa può fare qualcuno per prendermi per il culo? Quindi lo faccio per voi. Esatto. Maestro, posso rispondere io a Davide Maleddu che dice testa alta e Serie B? Perché Davide Maleddu probabilmente non capisce di calcio, non sa che... arrivare in Serie B o anche qualificarsi in Champions League lo possono far tutti. La cosa difficile è quella, come prevede il piano, quello con la P maiuscola, di retrocedere fino ai dilettanti per poi fare un'unica cavalcata fino alla Champions. Ci vorranno quei 12-13 anni, però insomma è qualcosa che una pagina di storia che nessuna squadra ha mai scritto nel calcio. Ma sì, infatti, tra l'altro saluto Davide che so che ci segue sempre, però sì Davide, questa cosa, come ha detto Edoardo, devi capire, le testa alta Champions League, mo non esageriamo, la Champions League, guarda, qua più che altro abbiamo un torneo all'oratorio del mio paese che si chiama Champions League, scritto come Scempio, e questa è quella che abbiamo visto. Lo Skarsenal, a Divano Kiev, tutte queste squadre qua, c'è il Porto Le Birre, eccetera, eccetera, l'Air Tavernello. Cioè sono... L'Air Tavernello è la sua, immagino. Sì, attaccante Piontek, non a caso, cioè vedi che poi le coincidenze tornano. Va bene, maestro, lo sa che io resterei tutta la sera insieme a lei, ma so che lei, essendo impegnato con gli allenamenti col Torino, insomma, ha pochissimo tempo per andare a vedere i suoi cantieri. So che la sera va a fare, insomma, l'Umarell di sera, anche
se c'è il... Sì, adesso che fa buio presto, alle 5 già c'è tutto buio, poveretti questi operai che non riescono a vedere niente, io tengo i riflettori su di loro, mi arrampico sui pali della luce dall'Olimpico di Torino, stacco i fari, me li porto a spalla nel cantiere, illumino tutto. Cioè, ma questa però meriterebbe una medaglia all'onor civile, non so se... Così, sorpresa a tutti, se abbiamo il Premier Conte, io segnalerei questo atto di generosità del maestro Giampaolo, secondo me merita una medaglia, Premier. Sì, guarda, allora possiamo fare che al maestro Giampaolo diamo l'autocertificazione per mangiare panettone, penso che questa cosa lo renda più felice di qualsiasi altra, perché è un momento difficile. Da quello che deciderà Cairo, comunque lui ha l'autocertificazione, esatto, panettone. Esatto, Cairo sarà costretto dal mio nuovo DPCM, DPCM mangia panettone si chiama, a non esonerare Marco Giampaolo. Infatti volevo dire, Premier, perché qui c'è il blocco dei licenziamenti, adesso non ricordo fino a quando, ma vale anche per gli allenatori di calcio, quindi anche Giampaolo è salvo, è ufficialmente sì, salvo. Sì, quindi sei tranquillo, pure Giampaolo, Pirlo, tutti questi allenatori che stanno facendo casini su casini potranno mangiare panettoni in serenità. Perché anche Pandori? Anche i Pandori, perché dico, facciamo questo momento di sofferenza, dico loro, soffrite, temete la Serie B per dopo vivere un Natale più sereno. Qui maestro Jared le scrive se mangerà prima il panettone Giampaolo Pirlo. Secondo me lo mangeranno tutte e due, magari fuori dalla Conad quando è scontato 3 euro se lo potranno andare a comprare per ma questo. Ma senza la mascherina lo mangeranno? Questa è la vera domanda, perché mangiarlo con la mascherina è un po' difficile. Secondo me loro sono talmente intelligenti che faranno un taglio nella mascherina e praticamente faranno la fessura per mangiarsi il panettone. Va bene, Premier, la lasciamo che so che ha tantissimi impegni, non le voglio rubare troppo tempo. Ci mancherebbe, una buona serata a tutti. Buona serata, Premier. Intanto che cerco il... ecco, il bannerino, perché ragazzi avete letto tutti dello scandalo Lazio, insomma dei tamponi di Formello, tutto quel bayam che c'è stato. È notizia di queste ore che è stato trovato un altro positivo al tampone, si tratta di Milinkovic Savic, però il responso sarebbe incinta. Chiedo a Simone Inzaghi se è vera questa cosa. Praticamente, ciao Edo, abbiamo qui alla Lazio abbiamo qualche problemino giusto appena appena, nel senso che il presidente non trovava diciamo un ASL che si dedicasse ai tamponi della Lazio, sì. Quindi l'abbiamo fatto fare al ginecologo della moglie del presidente che purtroppo... Non è proprio la stessa cosa, però... E costava poco, vedo, lo sai come sono... Siamo qui alla Lazio, spiazze per i ragazzi che purtroppo sono andati a casa da... C'è Ziro che gli ha detto sua moglie... Ma scusa Simone, ma ho capito bene, cioè i tamponi ve li ha pagati la Lazio? Cioè, ha messo mano al portafoglio il presidente Rotito? Non lo so sinceramente, so che questi tamponi stanno dando qualche problemino e so per certo che Ciro è andato a casa e gli ha detto a sua moglie che era incinta, adesso ha compromesso il suo matrimonio, la sua convivenza e sì, lo tirchio ancora, fagli un complimento. No, Daniel. Simone, ma sei matto? Guarda che già ti fa devolvere a lui l'intero compenso mensile. Così no, ma tra l'altro mi ha fatto portare anche i cotton fioc da casa, cioè c'è Lulitz che è andato all'MD a rubare i cotton fioc, cioè a che livelli siamo arrivati qui, cioè veramente va a rubare i cotton fioc. E Lulitz, sai, è esperto in queste cose, il presidente l'ha tirato fuori dalla strada, lo sappiamo tutti, quindi cioè, il patto è che quando serve poi tiri fuori il lato del ghetto che c'è in Senad. Sì, beh, era Ibrahimovic, però scusa Simone, questa cosa non mi torna, come fa a essere incinta Milinkovic Savic? Milinkovic è incinta di Savic, si vede che la parte del cognome era l'uomo e l'altra è la donna, cioè io non ho altre spiegazioni sinceramente, perché qui è un disastro perché dovrà star fuori 9 mesi. Spiace per i ragazzi, perché tra l'altro lo titola la maternità, non la vuole sentire. Savic si prospetta insomma mesi senza stipendio. Sì, oltretutto adesso in linea con quanto fatto da voi del Milan faremo una decurtazione del 20% degli stipendi e Milinkovic.
Ma scusa Simone, quant'è il 20% di zero? Vuol dire che gli devi dare il 20% di qualcosa, cioè sarà una cifra che stabilirà il presidente con grande onestà come fa sempre, però quello che è giusto e dovremo devolvere qualcosa al presidente che almeno potrà portare avanti la Lazio e tutti i suoi progetti di conquista dell'Europa. Simone, ti salutiamo. Ancora un ospite, perché ero curioso di leggere, mi è arrivato un messaggino ieri, no? Di Lele Adani, intanto che è qui in collegamento, salutiamo. Ciao Lele. Ciao a tutti. Ciao. Ieri sera dopo la partita mi arriva un messaggino di Lele, dice: non so se hai notato il tocco di Calabria differente, tu l'hai definito un tocco sudamericano, Lele. Sì, allora io qua voglio prendere le difese di Calabria. Cioè, lui non, Calabria è un po' che non prende le difese del Milan, specialmente ieri sera, però c'è questo un discorso a parte, cioè basta criticare Calabria, veramente. Cioè, il gesto di Calabria di ieri è un gesto differente, voi tutti a dire, ah sì, è l'autogol. Banalmente autogol, proprio grosso. Ma che autogol, se io fossi quello che fa il fantacalcio gli davo 3 punti in più a Calabria, non in meno. Cioè, questo è un gesto tecnico, ma cioè, questo gesto sai chi lo faceva, Edo? Allora, si chiama il gesto dello spaccatutto, tradotto in italiano, perché il sudamericano sarebbe troppo spaccatodos, bravissimo. Sei un conduttore differente. Però allora ti spiego, sai cosa facevano nelle favelas e nei quartieri poveri? Praticamente per dimostrare chi era il più forte, no? uno calciava, l'altro ribatteva, sempre più forte. Quello che alla fine non riusciva a ribattere... È tipo il gioco degli schiaffi, quelli che si danno le... Sì, bravo, quello che cadeva per terra praticamente era il più debole, o quello che non riusciva a ribattere, no? Allora Calabria cosa ha fatto? Siccome poi già tutti i criticoni così iniziano a dire, oh, Calabria è scarso, Calabria... Invece no. No, Calabria ha voluto dare una dimostrazione di forza, ha avuto un cuore differente, poi ha svirgolato, ma ha sempre fatto gol. Cioè, pensate nel modo diverso. Cioè, voi state ancora a guardare la porta dove ma fa sì, gol. Ma pensate se Calabria fosse un giocatore del Verona. Cioè, andate a chiedere ai tifosi del Verona se non gli piace Calabria come giocatore. Cioè, loro sono intenditori, c'è prima Borini, poi Kalinic, adesso Calabria gli fa autogol. Cioè, attenzione che hanno dei direttori sportivi differenti, si vede che crescono dal Sud America, non so chi siano i direttori sportivi del Verona, ma sicuramente vengono dal Sud America. Ma Lele, senti, cosa danno questa sera? Te lo dico subito, guarda, apro il palmare sulle Ladani 24 e ti dico subito, una partita al volo, sicuramente Jimmy Cisterna non gioca perché ha giocato ieri sera, allora la partita che ti potrei consigliare, per esempio, è Guadalupe FC contro Sporting FC, campionato del Costa Rica, 4 squadre. Sì, campionato del Costa Rica, 4 squadre, praticamente le prime 4 vanno in Champions e la terza e la quarta retrocedono, quindi è l'unico campionato del mondo dove tu puoi giocare la Champions League da retrocesso in Serie B. Beh, interessante. Campionato differente. Non me lo perdo questa sera. Calcio con la F, il football, ricordati, football. L'allenamento ci fa sempre. Allora, prima di andare da Moratti, perché ieri sera ho ricevuto anche un messaggio da Moratti, qui Daniel, richiamo in causa il presidente Conte, che tanto starà facendo un cazzo come al solito, dice, a proposito di Calabria, poveraccio, lo hanno anche dichiarato zona rossa, cioè, presidente, qui i tifosi del Milan chiedono come mai queste maglie larghe, cioè, come ha potuto ieri giocare Calabria effettivamente? È stato una cosa difficile da accettare, purtroppo è stata indetta nello stesso tempo. Aspetta che vedo se te la trovo, la grafica della Superlega. La Superlega che è praticamente la Champions League della zona rossa. Adesso dammi proprio la Champions League della zona. Beh, questa sì che è una bella novità. Sì, è un torneo di calcio che cioè, purtroppo sapete, quando si è stati in lockdown diventa difficile trovare un modo di passare il tempo. Noi quindi da brave persone abbiamo creato questa cosa. Guarda che te la mostro subito. Allora, dammi solo un secondo, eccola qua. Te l'ho messa in grafica, come puoi vedere, Calabria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, girone tosso con Calabria la testa di serie, la Lombardia, la Calabria comunque è ben attrezzata. Sì. C'hanno il veleno in Calabria, tra l'altro, non so se Rino Gattuso può confermare. Sì, c'è il veleno e
Mo è arrivato Calabria ieri, mi ha detto: Rino, mandami pure me un po' di veleno in Lombardia, però non sa se farselo mandare, perché poi nel girone diventa difficile. Cioè lui dice, cioè non è che mo aiutiamo tutti, quindi sembra che Calabria voglia fare con le sue forze. Senti Rino, visto che ci sei, una domanda al volo, ma cosa possiamo fare per quei piedi lì di Osimhen? Che devi fare? Io mica segnato con la testa. Appunto. Che se ne fa dei piedi, vuol dire che segnerà con la testa. va bene. Comunque è un giocatore che si tocca con mano, Osimhen. Sì, anche perché è bello grosso nello spogliatoio, come ti giri tocchi sempre Osimhen, non lui o Petagna, cioè, sono un po' loro due quelli che ci hanno veleno addosso, cioè anche la carne addosso, insomma. Va bene, ciao Rino. Una domanda al volo per Zlatan. Cosa ne pensa Zlatan di Calabria, qui ci chiedono? Domanda difficile questa. Sì. Non si pone i giusti obiettivi, secondo me. No, obiettivo di mercato di altre squadre, spero, prima o poi. No, dai. Ma sei cattivo. No, Calabria, dai, questo anno ho fatto buon inizio. Ieri purtroppo no, ha detto non vi voglio illudere, quindi ho sbagliato io, può sbagliare anche Calabria, dai. Prossimo anno vediamo se ancora al Milan, deciderò io. Beh, su quello non avevamo dubbi. Va bene, senti Zlatan, ti salutiamo perché... Ti salutiamo perché nel frattempo, vi dicevo, ieri sera ho ricevuto un messaggio anche... sul mio cellulare, era il presidente Moratti che si lamentava un po' di questa Inter. Allora mi è venuto l'idea, domani sera lo faccio parlare direttamente con l'allenatore Conte. Buonasera a tutte e due intanto. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Mister, senta, qui abbiamo il presidente Moratti che è un po'... così critico su come sta giocando l'Inter in questo periodo, per usare un eufemismo, presidente. Ma guarda, ti dico, non sono molto contento di questa Inter. Sono dei ragazzi simpatici, perché comunque si vede che Luca con un giocherellone, si vede, c'è la faccia da simpaticone, però insomma, cioè, con te. Voglio dire, se non gioca Lukaku, col cavolo che fai i punti. Ieri messo dentro Lukaku, ti si è anche fatto rimontare. Cioè, insomma, cosa devo fare? Io 12 milioni di euro per cosa? Per stare a metà classifica. Tenevo il Cooper, era meglio. Tra il Cooper, no? Ma tra l'altro, presidente, è proprio Conte che si ostina a non voler mettere l'articolo davanti ai cognomi sulle maglie. Questo è uno scandalo. Cioè, il Lukaku, è ancora scritto solo Lukaku sulla maglia. Sì, guarda. Se lasciamo perdere che è uno scandalo solo per quello andrebbe esonerato. Sì. Conte, cosa vuoi dire? Dai, cioè, dimmi perché non vinci se non c'è Lukaku, spiegami quella cosa, perché io proprio sto andando fuori di matto. Ma guardi, presidente, io ogni volta sento parlare che vinciamo solo con Lukaku. Io penso che tutta questa gente, lei compreso, dovrebbe togliersi il vino da tavola quando parla, perché mi sa che ci danno troppo dentro, non vedono troppo bene. Beh, questa è un'accusa grave, presidente. Perché non sei mica allenatore della Juventus, cioè porto un pochino di rispetto a quello che... No, presidente, non dica così, perché finalmente se ne era fatto una ragione il mister, perché di solito lui si confonde, è ancora convinto di allenare la Juve, oggi invece mi sembrava sul pezzo, mister. Ma guarda, sono sul pezzo perché comunque un risultato di 1-1 contro una squadra che ormai si è... A Lazio. È tanto tempo che appunto la Lazio comunque è una bella squadra, ci hanno ripreso alla fine quel gol di Caicedo, mannaggia lui, mannaggia, e noi niente, ci ritroviamo. Però quella era un'altra partita, mister, l'ho fatta sbagliare apposta. No, mi sono accorto infatti che c'era qualcosa che non andava. Anche sì, tipo i colori delle maglie, tipo che erano bianco-nere al posto di nero-azzurre. Mannaggia la miseria, vedi che ogni ecco tanto mi fai confondere queste cose. Io ero convinto di essere a Torino, invece era a Milano. E di questo ce ne deve fare una ragione. Ma contro chi abbiamo giocato noi? Sì, però, cioè, presidente, questo non se n'è ancora fatto una ragione che allena l'Inter. Com'è possibile sta cosa? Guarda, ti dico, sono un attimino sconcertato da questa cosa, perché
cioè, 12 milioni di euro, non aver ancora capito che squadra stai allenando, insomma, è abbastanza grave la cosa, no? Cioè, volevo chiedere a Loris, che ci saluta, se lui ha capito che Conte almeno è l'allenatore dell'Inter, perché cioè, se non l'ha capito Conte, almeno mi serve qualcuno che glielo dica, perché qua mi pare che c'è cioè, questo qua neanche a fargli la base del cervello gli tiri via il bianco nero che c'è sul cuore. Mi sa di no, mi sa di no. Va bene, va bene. Ragazzi, che dire, ci vediamo settimana prossima. Fino alla mister, mister, continui così, ci saluti anche Pancrazio, che stasera non l'abbiamo salutato. Sì, continua così che arrivi a metà classifica, ti faccio esonerare io, vado che Pancrazio. Pancrazio prima più di calcio del Conte. Ma mister, perché si continua a opporre questa idea di mettere l'articolo davanti ai cognomi sulle maglie? Ma perché io già faccio fatica a ricordarmi i nomi, cioè uno come Lukaku, cioè, meno male che assomiglia a un nome tipo Luca e uno se lo ricorda. Uno come, secondo te, adesso ti faccio una domanda, Edoardo, uno come Eriksen, ma secondo te, io posso tenerlo in campo che quando lo chiamo non riesco neanche a dire il nome? Ah, quindi questo è uno scoop però, ragazzi, abbiamo scoperto Eriksen alla fine non gioca perché Conte fondamentalmente non riesce a chiamarlo in campo, non sa pronunciare quel nome. Ma secondo me è follia questa qua, cioè ci dai quanto Conte, prende più o meno di te l'Eriksen? 12 ci dice qua Daniel. Beh, 12 il Conte, ma l'Eriksen ne prenderà anche lui 7-8 di piotte, no? Insomma, per tenerlo in panchina e far giocare Gagliardini, contento, cioè, non so, dopo tutti bravi coi K degli altri, insomma, mica così che butta. Va bene, saluti a tutti ragazzi, al presidente, a Conte, a Pancrazio, a tutti, a tutti. Arrivederci a voi, tanti saluti. Dobbiamo andare perché è notizia di questi giorni che forse Mario Balotelli ha trovato squadra, è in Serie D, milita in Serie D, ma questo è un dettaglio. La cosa importante è che si chiama il Franciacorta. Il dubbio che mi è venuto è se si tratta della squadra giusta per Balotelli, così vicino alle bollicine, però questo lo chiederei ai diretti interessati. Abbiamo Mario Balotelli, ovviamente. Ciao Mario. Ciao. Ciao e ciao anche al suo procuratore Mino Raiola. Ciao Mino. Buonasera a tutti. Sono in crisi, hanno chiuso i ristoranti, devo chiedere più commissione qua, tutte quante. Ma non so se hai visto che anche le squadre di Serie A stanno tagliando i budget, gli sponsor, eccetera, eccetera. Mi sa che... Sì, ma noi rifiutiamo... Un po' indietro anche per lei, Mino. No, noi tagliamo lo stipendio e dopo firmiamo il rinnovo alle cifre che dica io, che mica sono scemo, ti pare che faccio doppia perdita, ristorante e contratto. Senti, nella fattispecie, siamo riusciti a trovare quindi una squadra a Mario? Se l'è trovata lui per una volta che non c'ha bisogno di me, vero Mario? Sei bravo. Mario, trovato... Mario con la O. Mario. Sì, siete bravo. Bravo, vabbè. Sono stato bravo, non tanto io, ma per fortuna ho un amico che gioca lì e quindi mi ha chiamato per... mi ha detto se volevo andare lì a fare gli allenamenti. Io ci sono andato con la speranza che forse magari col Covid qualcuno si ammala, magari si ammala anche forte, e magari mi chiamano a me. Io devo sperare che qualcuno si ammala. Ma in Serie D, nel Franciacorta addirittura? Sei così messo male? Hai 30 anni, 31 anni, Mario, come... Ma forse tu non lo sai, ma il Franciacorta è una delle migliori squadre della Lega Cadetta, della Lega di Serie D, perdonami. Però perché in questi anni ha fatto anche un bel calciomercato. E l'anno prossimo ho sentito che Ramos vuole chiudere la carriera al Franciacorta, se non sbaglio. Esattamente. Ma anche i giocatori del calibro di Hazard, ho sentito che probabilmente viene a fare l'allenatore dei portieri Iker Casillas e tutta quella gente lì, che non lo sai. Tutti a Franciacorta, beh, si beve bene evidentemente. E che sono tutti ubriachi, per quello che io ci credo alle cose che dicono. abbiamo scoperto il trucco. Ma quindi, scusa, qui stiamo dicendo un altro scoop, questa sera è la serata di scoop, quindi Mino, tu non hai preso alcun tipo di commissione su questo trasferimento? Questa sarebbe una novità. Come si dice, ma tagliata fuori Mario, ma girata. Ma volevo chiedere a Mario, almeno lo sa che la Franciacorta sta in Italia e no in Francia. Italia, Mino. Italia. Intanto scoop, altro scoop, perché Daniel ci dice che allena Malesani in Franciacorta. Effettivamente ci può stare.
Anche Giampaolo non sarebbe male. Anche Pirle. Pirle. Pure le zone su quelle. Sì. Forse è meglio Pirlo che col vino ci sa fare, poi lì a Franciacorta fanno una grappa che è una meraviglia. Allora abbiamo capito perché Mario si è innamorato del Franciacorta. Va bene, Mario, che dire, ti facciamo il più grande in bocca al lupo, noi facciamo sempre il tifo per te. Grazie, anche se non sembra. Che cosa? Ma Mario è qualche a Franciacorta. Ah, no, ti giuro. No. Mino, cosa stavi dicendo? No, diceva Mario che a Franciacorta sta un GameStop, è già uscita la PS6. Se vuoi comprarla, vai che ti aspettano. Ma ha detto, manda Mario che sto già con la PS6. A Franciacorta perché è molto luogo, tra l'altro. A Franciacorta. Quanto costa? Devi dare l'importante è che paghi sul Liban de Mine, dopo vedi tu offerta. No, basta che dici Mario, passa dopo Mino a pagare. Penso che è buono con le parole, Edoardo, è buone. È un braccino quello lì. Intanto, prima di salutarvi, però, qui abbiamo Jared, ha una curiosità, se rinnova Gigio. Ziz, te lo venga a dire a te. Gigio, se Gigio. Rinnova, Ziz. Vedi che pure lui scrive Zizzo. E vedi che non so io che sbaglio. Secondo me la roba sta in quello, cioè voi non riuscite mai a trovare l'accordo, perché non parlate della stessa persona. Cioè, La prossima volta ti porto lo scoop, la carta d'identità di Zizzo Donnarumma, vedrai che perché hai tu la tua carta d'identità, cosa fai? Faccio la fotocopia, vedi che sta scritto Ziz Donnarumma. Perché sono due, è fra lui e fratello. Tu lo sai bene effettivamente che Che cavolo. Perché sui Milan allora continua a sbagliare a scrivere il nome sulla maglia? C'è scritto ancora Donnarumma 1. Per quello dopo si chiedono perché non vendono merchandising, inizia a scrivere bene il nome. va bene ragazzi, vi saluto perché abbiamo l'ultimissimo collegamento, un collegamento nuovo, ve lo vogliamo proporre così, perché abbiamo in collegamento il presidente Ferrero, presidente della Sampdoria. Intanto io sto creando in tempo reale anche il banner, quindi scusate la mia insieme a Fabio Caressa. Ciao Fabio. Ciao a tutti. Buonasera Presidente Ferrero. Voi due vi conoscete? Meraviglioso appuntamento con Ilaria. Contentissimo di ritrovarti a te e a Fabio. Guardo. Grandissimo giornalista. Io Fabio. Ma vai. Capisci il cazzo, no? Allora facciamo ordine, perché quando parlo con Ferrero non riesco mai a. Allora, presidente, innanzitutto le basi. Io sono Edoardo, piacere. Ciao Ilaria, oh, forse sei Giorgia Rossi dei Mediaset, grandissima Giorgia, bellissima anche tu. Non voglio fare un torto a Ilaria, ma anche tu sei bellissima. Vengo a prenderti con la mia torpedo blu. La ringrazio, presidente. Però le volevo segnalare, qui in collegamento abbiamo Fabio Caressa, perché a quanto pare si è liberato un posto al club, vero Fabio? Sì, si è liberato un posto al club. E presidente, non c'è più Ilaria, questa cosa gliela devo dire, mi spiace Ilaria, non c'è più. Vabbè, Fabio, ma non dirlo così, però preparalo prima. Le volte che ho capito che c'ho i capelli neri e tutto, non è che c'ho Ilaria, non sono Ilaria, Beppe. Come tu non sei Beppe, io non sono Ilaria, giusto presidente? Beh, grandissima delusione, Ilaria era sempre nel mio cuore. Tu, Caressa, sarai anche bravo, però non c'hai il savoir-faire che c'ha la D'Amico, il falcone della D'Amico. Meraviglioso. Anche un po' meno. Quindi lei sostiene, insomma, la D'Amico ha dei grandi argomenti, due in particolare. Beh, dai. Tanta roba! Sì. Ma lei, presidente, che cos'ha da fare la domenica sera? Ci andrebbe ospite al Senza Giacca, al club? Ma guarda, Giorgia, io di solito la domenica sera, dopo che torno a Sampdoria, dopo i miei giri che faccio, vado a casa che ho sei figli,
da mantenere e ovviamente il tempo per Ilaria lo troverei per Caressa un po' meno, beh, cioè, questo meno, no? Prima che mi accusi poi il presidente che mi accusi di truffa o robe così, Ferrero, cioè allora, cioè il senza giacca non ci stanno donne, eh? Cioè questo te lo dico, metto le mani avanti. Ma infatti lui ha detto che non ci viene, Fabio. Cioè, è come, quando, cioè, come quando uno pensa che sei Ferrero, quello di Ferrero Rocher, poi non sei tu qua viene senza giacca e non ci stanno le donne senza giacca, un po' facciamo un paragone così. Ma, presidente Ferrero, ha sentito come dice bene Ferrero Rocher Fabio? Io l'avrei preso Ferrero come Rocher, testimone. Meraviglioso, ripetilo Fabio, ripetilo Ferrero Rocher Beppe, parole forti, chiamerei il mio omonimo per fargli fare la pubblicità da Ferrero Rocher. Meraviglioso a Ferrero Rocher con una a Ferrero. Ma vabbè, quindi abbiamo capito, Ilaria D'Amico meglio di Fabio Caressa, quindi Fabio sei rimasto senza ospite, perché qui Ferrero servirebbero altri argomenti, due in particolare, e grandi, per convincerlo, da quanto mi è parso di capire. È meravigliosi! Sì, vabbè, se vuoi... È che è un peccato che Diletta Leotta è andata da Zon, cioè se venivo un paio d'anni fa forse potevo rimediare Ilaria, mi è andata male Peppe. Sì, ti piaceva sì. Diletta Leotta, presidente, piaceva Diletta Leotta? No, io non gli ho chiesto. Meravigliosa donna Diletta Leotta, meravigliosa nel corpo e nella forma, una grande donna pronta per accogliere il presidente Ferrero. Ma meglio nel, meglio nel corpo o nella forma? Meglio nel corpo o nella mente, presidente? Beh, ma che domande, Giorgia, sempre meglio nel corpo. Tra l'altro poi c'è vi do una chicca su Diletta Leotta, no? Cioè, se tutte le donne vanno nella ricerca di cosmetici, qualcosa, lei per tenersi in forma va al fai da te, cioè compra il silicone e si dà una ritoccatina tutti i giorni, cioè questa è un po' la particolarità. Sì, Saratoga silicone sigillante, cioè questa è un po' la chicca di Diletta. Scusate, ma non si era capito, In chiusura, perché io non sono mai stato a visitare la città di Sampdoria, mi sarebbe piaciuto un casino, non l'ho mai trovata, sono sempre arrivato dalle parti di Genova, mi hanno detto che da quelle parti, però poi non l'ho mai trovata, quindi non so se invece Carletto Ancelotti, che si trova nella città di che ha trovato la città di Everton, è mai stato a Sampdoria. Urca, se sono stato a Sampdoria, ma tutti i giorni, presidente, allora... Mi aspetti, che tanto poi Sampdoria è zona bianca, no? È zona franca, si può girare liberamente o sbaglio? Beh, ovviamente nella città di Sampdoria rispettiamo le regole. Innanzitutto non c'è stata dichiarata zona rossa e quindi a Sampdoria possiamo girare tranquilli. Carletto, sì, t'aspetto. Ma presidente, quello perché non esiste sulle mappe, quindi non... però la mia curiosità era, ma non potremmo fare un gemellaggio tra la città di Sampdoria e la città di Everton? Ma secondo me sarei onorato. Sì, sicuramente si può fare, e proporrei di fare il prossimo gioco da risico con da conquistare Sampdoria e Everton. La Camaccia, Sampdoria e Everton. E Everton. Va bene, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Questa sera abbiamo sforato, ma ci siamo divertiti. Sarei quasi andato avanti per tutta la sera, ma sappiamo che insomma c'è da guardare la partita che ci ha consigliato Lele Adaki. Chi è che era Lele? Allora, campionato del Costa Rica, 4 squadre. Non mi chiedere Sporting una, l'altra, non chiedermi troppo perché. Vabbè, quindi io quella partita non me la voglio perdere. Quindi alle 23, Edoardo, alle 23, però 2 ore di prepartita, mi raccomando. Dura più il prepartita. va bene, allora ragazzi, noi torniamo lunedì prossimo, come al solito faremo di tutto per depistarvi, dandovi giorni sbagliati, orari sbagliati, vero Dani? Su questo? Sì, sicuramente, cioè, non c'è voi la bravura di capire quando ci saremo, se ci saremo. Creeremo il canale podcast, ovviamente ve lo racconteremo sui social, ma io ringrazio per veramente questa serata, mi sono divertito un casino, ovviamente il nostro fuori classe Daniele Sporchia, ciao Dani. Grazie a voi.
E ringrazio Gianluca Docimo con fammi salutare da Ferrero. Mi piace. Grazie a tutti. Meraviglioso saluto fatto per una persona speciale. Ciao Giorgia, Ilaria. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.